Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti. Io non sono venuto ad abolire, ma a perfezionare. Perché io vi dico, se la vostra giustizia non supera quella dei dottori e dei farisei, voi non entrerete nel regno dei cieli. Voi avete udito che cosa fu detto agli antichi. Non ucciderai, chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio. Ebbene, io vi dico, chiunque si adirerà contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. E chi spinto dall'ira dirà suo fratello idiota sarà sottoposto al sinedrio. E chi gli dirà pazzo sarà sottoposto al fuoco dell'inferno. Se mentre presenti la tua offerta all'altare ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con lui. E poi torna a presentare la tua offerta. Se tuo fratello pecca, riprendilo. E se si pente, perdonalo. E se pecca contro di te 7 volte al giorno e 7 volte ritorna dicendo me ne pento, tu gli perdonerai. Signore, quando mio fratello ha qualcosa contro di me, fino a quante volte devo perdonarlo? Sino a 7 volte. No, non ti dico 7 volte, ma 70 volte 7. Voi avete anche udito che fu detto agli antichi, tu non spergiurerai, ma manterrai i tuoi giuramenti al Signore. Ma io vi dico questo, non giurate affatto. E la vostra parola sia sì quando è sì e no quando è no. Ciò che vi è in più viene dal male. E conoscete l'altro comandamento datovi dal Padre? Tu non commetterai adulterio. Ma io vi dico questo, chiunque guarda una donna con desiderio impuro ha già commesso adulterio con essa in cuor suo. E fu pure detto, chiunque ripudierà la propria moglie deve darle l'atto del ripudio. Ma io vi dico questo, chiunque manda via la moglie, tranne in caso particolare, la espone egli stesso all'adulterio. E chiunque sposa una donna ripudiata perché ha peccato, anche lui commette adulterio. E ancora avete udito che fu detto occhio per occhio, dente per dente. No, io vi dico questo, non resistete al malvagio. Ma se qualcuno ti percuote la guancia destra, porgigli anche l'altra. Se ti vuole chiamare in giudizio per toglierti la tunica, lasciagli anche il mantello. Dai a chi ti chiede. E non voltare le spalle a chi vuole qualcosa da te. E come volete che gli uomini facciano a voi, così fate voi ad essi. In ciò consiste la legge dei profeti. Voi avete udito che fu detto, tu amerai il tuo prossimo e non odierai che il tuo nemico. Ma io vi dico questo, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi calunniano. E se voi amate quelli che vi amano, qual è il vostro merito? Anche i peccatori amano coloro che li amano.